Non andarci, ti supplico. Non insistere, Natasha. Mi conosci bene, ne sai che Lupin non si tira mai indietro. Non si tratta di tirarsi indietro, ma di non buttarsi in bocca al lupo. Quello che volete fare a Reims è così pericoloso. Sta zitto e accelera. Lo sai che cosa sei? Un mostro. Una canaglia, un bolscevico. Ti ritrovo dopo un anno, mi getto tra le tue braccia e l'indomani già devo stare con il cuore in gola per questo progetto pazzesco che ti sei messo in mente. Te ne supplico, non andare a Reims. Per l'amor di Dio. Ci andrò. Per la gloria di Lupin. Bene muoversi un po' quando uno assume un nuovo ruolo. Aiuta a entrare nel personaggio. Ti piaccio come Bernard Andresini? Torniamo a Parigi. Dopo tutti questi mesi, stare insieme è così bello. Fammi contento. No. Vado dal signor Gournay Martin. Allora fammi restare accanto a te. Impossibile, troppo rischioso. Poi ho bisogno di te per quel che sai. Andiamo. Caro, ti prego. Troppo tardi, Natasha. Non posso più riprendere quella lettera. Il postino è già passato. Arsenio Lupin presenta i suoi ossequi al signor Detinon notaio e lo prega di voler cortesemente prendere nota del giorno e dell'ora di arrivo di questa lettera. Lo prega anche di aprire la busta allegata domenica 6 aprile 1928 a mezzogiorno. Che cosa mai conterrà? Benvenuto nella mia casa, Bernard Andresi. Avete fatto buon viaggio? Eccellente, visto che venivo da un amico. Grognard, permettete. Ti prego. Vieni a riprendermi lunedì alle 9. Come il signore desidera. Prego, entrate, caro amico. Siete il primo. Aiuto! Aiuto! È la mia segretaria. Che cos'è? Non lo so, era un po' nervosa in macchina. Scusate. Rimonta su e andiamo via. Al diavolo la lettera. Ti amo, Natasha. Ma neanche tu puoi farmi cambiare idea. Posso esservi utile? No, no, grazie. La signorina si è già ripresa. Vero, signorina? Forse è un malessere dovuto alla velocità. Sì, infatti, correre è la mia passione. Ma qualche volta si incontra un ostacolo ed è finita. Non finirà così presto, ve lo prometto. Arrivederci, signorina. Arrivederci, signore. Bella figliola. Avete l'aria un po' scossa. Io? Certo che sono emozionato di essere per la prima volta vostro ospite. Oramai è perduto. Verranno solo pochi amici. Io detesto quelle riunioni di fine settimana che somigliano a sagre paesane. Vi comprendo. Ci sarà la principessa Rivoltà, Rosen, Raverdan, il prefetto di polizia che però arriverà tardi. Sì, sì, gli succede spesso, credete. E i Mandrain, una coppia simpatica. Ah, Mandrain, un ammirevole sovversivo. Mandrain, un sovversivo? Oh, se lo avessi saputo. Ah, no, 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 io parlavo di Mandrain, il bandito, quello che rubava i ricchi per darlo ai poveri. Oh, mi avevate spaventato. Ah, questa è la principessa. Le girate per evitare la posa del vino, vero? No, lo facciamo perché la posa scenda sul tappo. Uh-huh. E quante ne manipolate ogni giorno?
45.000. 45.000? Avrete le mani di un prestigiatore. Oh, figuriamoci. Restate con noi, Bernard, se no rischiate di perdervi. Ci sono 30 chilometri di gallerie. Vi raggiungo. Oltretutto, io non ho il senso dell'orientamento. È strano. Mi hanno detto che avete fatto la guerra in aviazione. Vi sarete perso spesso. In aereo è molto diverso. Si hanno dei punti di riferimento. È più facile. Ah. Vedete, ognuna di queste gallerie porta il nome di una grande città e importante come consumatrice di champagne. Champagne della nostra marca, si intende. Come strana conseguenza, qui sotto, per andare da Rio de Janeiro a New York, per esempio, la strada più breve passa per Budapest. Insomma, voi siete il solo francese che può fare a meno di sapere la geografia. Ah, cara principessa... Siete straordinaria. Prego. Ecco, vedete? Su ogni rastrelliera sono allineate circa un migliaio di bottiglie. E naturalmente secondo l'annata. Vi piace la solitudine, vedo. Molto. Ma la solitudine è come l'amicizia e l'amore. Tutto dipende da chi vi sta accanto. Durante la guerra facevano le esercitazioni qui sotto e attraverso questa galleria i soldati raggiungevano la prima linea. Il fronte era un chilometro da Reims. Ah, è stato un bel periodo. Posto ideale per Arsenio Lupin. Scusate, signor prefetto, ma è un uomo che sarebbe capace di svaligiare il nostro ospite per poi scomparire in queste grotte e fuggire da lassù. Non dovete sopravvalutarlo anche voi. Ovunque si trovi ora, Lupin è perduto. Ma no. È in dubbio. Spinto dall'orgoglio, fa in modo che ogni sua avventura sia più straordinaria della precedente. Finirà per fare qualche sciocchezza gettandosi da solo nella nostra rete. Siete un profondo psicologo. È il mio mestiere. Già. Avete la pelle così liscia. Così liscia. Mi ricordate una mia amica indocinese. Vostro marito è stato in colonia? Io non sono mai stata sposata, carina. Siete impazzito, Battista, che c'è? Il signore vuole scusarmi, è successa una cosa spaventosa. Permettete, abbiate pazienza. Io cammino. Ma no! Andate, andate pure, grazie. Amici, sentite, ho avuto ora una notizia incredibile. Eppure vera, con assoluta certezza. Il gabinetto è caduto? Oh. La mia banca. La mia gioielleria. No, peggio, peggio ancora. Vorrei non dirvelo, ma devo farlo. Signori, Arsenio Lupin è in mezzo a noi. Ma è magnifico. Chi è, secondo voi? Chi è, voi mi chiedete? Si dice che gli assenti abbiano sempre torto. Guardatevi intorno in questo salone e cercate da voi. Manca qualcuno, se non sbaglio. Chi è che cercate? Ma Arsenio Lupin, caro Bernard, si trova qui, in questa casa. Ma che significa questo scherzo? Vorrei che fosse uno scherzo, ma non lo è. Il commissario Gershara ha telefonato da Parigi. Lupin è uno degli invitati di questo weekend. Il commissario è già partito, arriverà qui tra due ore. Oh, non sapevo che possedesse una 300 cavalli. C'è poco da ridere. Perché? Avete paura di Gershar, caro Arsenio? Sentitevi, proibisco no, di... No, vi prego, signori. Vai, Joseph, accelera. Voi sostenete che sono io. È facile a dirsi, ma meno facile a provarlo, se permettete. No, è facilissimo, invece. Tra tutti siamo in sei. Togliamo il prefetto, il nostro ospite. Restiamo in quattro. Rosé? Impossibile. Non ha l'età nella taglia atletica di un Lupin. Mandré? È da escludersi. Ritorna da un soggiorno di 3 mesi in Africa. In quel periodo Lupin era a Parigi perché ha svaligiato il Ministero degli Interni e l'Ambasciata d'Inghilterra. Non restiamo quindi che voi e io. Allora siete voi. Vi sbagliate. Non sono io. Ah. E perché? Perché l'uomo che prima di cena, durante la visita alle grotte, ha tracciato dei segni sui muri per preparare la sua fuga, non sono io. Siete voi. Potreste testimoniarlo? L'ho visto. Scendiamo nelle grotte e vi farò vedere. Il signor commissario Gershard.
Signor prefetto? È lui! Attento! Attento! Garcia! Lasciatemi! Lasciatemi! La prendo io! Garcia! Garcia! Vi siete fatto male? No, non pensate a me, andate! Via, andate! Te l'avevo detto, hai voluto strafare. Da quando ci diamo del tu? Non siamo mai andati a caccia di polli insieme. Parla pure, non dimenticherò mai questo istante. Sabato 5 aprile 1928, alle 8:15. Oh, povero Garcia. Il braccio vi fa molto male? Non lo sento neanche, signor prefetto, è il più bel giorno della mia vita. Offritegli dello champagne, se l'è meritato. No, riviti in tasca. Da questo momento è una faccenda tra il signore e me. Dunque, nessuna presa di jiu-jitsu? Nessun passaggio segreto? Nessun miracolo? No, stasera no. Ah, sono stanco. Mm. Gentili ascoltatori, interrompiamo questo concerto di Mozart per darvi una notizia dell'ultima ora. Arsenio Lupin è stato catturato a Reims. Dopo una caccia all'uomo nei sotterranei della casa vinicola Gournay-Martin, il famoso ladro Jean Pomo è stato costretto ad arrendersi. Sono state adottate misure senza precedenti per trasferire Lupin alla Grazie, colonnello. Presto! Sberghiamo. Chiuso in questa autoblinda, ci provi la banda di Lupin a liberarlo. Riportatecela subito, ne abbiamo poco. Ah, sì, muovetevi, state andiamo, tranquillo. Via, su, sali. Via. Che peccato. Un così bell'uomo. Ti prego, Juliette. Cosa non ti va adesso?
Uno ha il diritto di sognare, no? Avanti! È qui, signor direttore. Da un pezzo lo aspettavamo. Buongiorno, signore. Vorrei che mi fosse data una cella confortevole. Il prezzo non importa. Con bagno annesso, si intende. E la possibilità di farmi portare i pasti da un grande ristorante. E magari senza sbarre alle finestre. Con vista sul boulevard. Oh, beh, mi contenterò di quello che c'è. So che avete molti clienti in questo momento. Portatelo via. Cella 42, tripla sorveglianza. Allora, signor Lupin... Abbiamo fatto un passo falso, eh? Hai voluto fare troppo il furbo e sei finito anche tu in galera, come tutti gli altri. Imbecille. Sta tranquillo, se li pensi far arrestare, è solo perché lo ha voluto. Come? Proprio così, ha detto che si è fatto arrestare apposta. Con tutto il rispetto dovuto, signor direttore, non ho mai riso tanto in vita mia. Così si sarebbe fatto arrestare apposta. Beh, vi assicuro che questa è buona. Da Lupin mi aspettavo qualcosa di meglio. Arrivederci, caro direttore. E tante grazie per la telefonata. Non capita spesso di farsi due risate. C'è un notaio che chiede di essere ricevuto, signore. Ha un appuntamento? No, ma insiste. Oh, beh, fatelo entrare. Ed era riuscito a farsi una leggenda. Ma non è possibile. Ho avuto quel biglietto ieri mattina, 12 ore prima dell'arresto del signor Lupin. Ma mi potevate avvertire? Dopotutto sono il capo della polizia. Le istruzioni erano di aprire la busta solo oggi, a mezzogiorno. Questa era la volontà formale espressa dal signor Lupin. Vi prego di smetterla di chiamarlo signor Lupin. E come lo dovrei chiamare? Arsenio? Questa sicurezza, questa insolenza. La polizia, come è ben noto, è stata finora incapace di mettere le mani su di me. Sono giunto quindi alla decisione di farmi arrestare questa notte stessa nelle grotte Gournay-Martin alle 20:45, per procurarmi quindi il piacere di poter evadere dalla prigione della Santé. Piacere al quale aspiro da diversi anni. E ho avuto la sfacciataggine di mandare questa lettera a tutti i giornali di Parigi. Comunque, non si può negare che ha agito in conformità alle sue intenzioni. Ha fatto avvertire il commissario Guerchard così come ha detto nella sua lettera e si è fatto arrestare esattamente come aveva previsto. Si può dire quello che si vuole di lui, ma è un uomo preciso. Santo Dio, per una volta che lo abbiamo acciuffato, ci fa fare la figura degli scemi. Così, voi insistete a non volere l'assistenza di un avvocato. Insisto. Sapete che posso assegnarvene uno d'ufficio? Non dovete disturbarvi, visto che evaderò prima del processo. Benone. Scrivete, cancelliere. Per oggi mi limiterò a fare un semplice interrogatorio preliminare. Cominciamo. Qual è il vostro vero nome, Lupin? Il mio vero nome? Oh, dipende dal giorno, dal colore del cielo, dalla donna che amo... Dai baffi del prefetto di polizia. Bene. E vi riconoscete colpevole dei 392 furti aggravati di cui vi si accusa? Ah, certamente. Quelli lì, gli altri, tutti quelli che volete. Non ha importanza. Vi ripeto che non assisterò al mio processo. Bene, molto bene. Ma visto che vi sentite così forte, così intelligente, sicuro di voi... Perché non evadete subito? Che cosa aspettate? Non vorrei apparire scortese, signor giudice,
ma mi è indispensabile farvi aspettare un po'. Eh sì, mi sono ripromesso di fare una certa cosa mentre sono in prigione. E che cosa, se è lecito? Uno svaligiamento. Salve, signor Aristide. Una lettera da Parigi per il barone. Perché hai guardato da dove veniva? Il signor barone farà reclamo. Sono perduto. Perduto. Dalla prigione della Santé Parigi, 1° giugno, signor barone, ho l'onore di sottoporvi quanto segue. Punto primo. Le ingenti perdite di cui furono vittime tanti piccoli risparmiatori che vollero aver fiducia nelle vostre speculazioni devono essere risarcite secondo giustizia. Punto secondo. Vi prego quindi di farmi pervenire presso la stazione di Batignolles a Parigi, porto pagato, il Greco, il Rembrandt e il Velázquez che si trovano nel vostro salone. Punto terzo. Se entro 8 giorni non ho ricevuto i detti quadri, procederò personalmente alla loro confisca. Vogliate accettare l'espressione dei miei più distinti saluti. Firmato Arsenio Lupin. Ma come ha fatto a sapere? Cosa? Che possiedo quei quadri? No, la faccenda della banca che il signor barone dirigeva nel 1914, quando gli facevo da prestanome. Vengo adesso dalla polizia. Rifiutano di aiutarmi, di proteggere la mia collezione. Dicono che è inutile perché Arsenio Lupin è in prigione. Che paese! Non vorrete che scriva un articolo contro la polizia? È una cosa che non si fa. E poi uno dei commissari è fidanzato con mia cugina. E allora mi pubblicherete un annuncio economico. Qualcosa come... bisogno urgente detective privato di prim'ordine. Fornire referenze. Salario indifferente. Scusate se ve lo dico, ma non vedo che cosa ci sia di divertente. Avete una grande fortuna, per questo sorridevo. Niente annunci economici, caro barone. Mi è venuto in mente che ho di meglio per voi. E non solo di meglio, ma l'ideale. Venite. Oh, un mio redattore ha scoperto che era qui. Io non ho pubblicato la notizia. Il commissario Gershard è qui in incognito. Ma perché si è rifugiato in campagna? Vacanze straordinarie concesse dal prefetto di polizia, sia per l'arresto di Lupin che per rimettersi dal braccio fratturato. Se accetta di aiutarvi, siete salvo. Eccolo là. La mia ultima speranza. Non insistete, è inutile, signor barone. Sono in vacanza e ci resto. Ma in fondo, Lupin è il vostro grande nemico. Non avrete intenzione di lasciarlo? Certo, proprio così. Voglio lasciarlo là dov'è, alla Santé. Io raddoppio la ricompensa che vi ho offerto. Grazie, ma niente da fare. Preferisco star qui a pescare con la canna. Gratis. Comincio a chiedermi se Gershard non ha ragione. Se Lupin avesse preso il largo, lui lo avrebbe saputo, no? Era sicuro di sé, tanto da rifiutare il premio che gli ho offerto. Ti rendi conto? Secondo lui, Lupin non è più in condizione di nuocere per un pezzo. Mi sono allarmato senza motivo. Non succederà niente. Avanti, Aristide, un bicchiere di porto. Alla salute. Chi è a quest'ora? Pronto? Centralino telefonico postale, devo parlare col barone Cahorn, in persona. Un momento. È la posta. Vogliono parlarvi personalmente.
Sono il barone Cahorn. Cosa c'è? Telegramma per voi, spedito da Parigi l'11 giugno alle 18:20. Ve lo leggo? Nonostante richiesta del 1 giugno, nulla è giunto alla stazione di Batignolles. Stop. Come da precedente avviso, provvederò personalmente allo sgombro della merce nella notte dal 12 al 13 corrente, prima del canto del gallo. Stop. Salutandovi distintamente, firmato A.L. Ripeto, A.L. Allora, accettate, signor commissario? Accetto. Questa notte mi metterò di guardia a casa vostra. Oh, vi ringrazio. Grazie. Siete la mia salvezza. Mi offrite una somma tale che sarei un pazzo a non accettare. Ma vi ripeto che sono soldi buttati via. Non succederà niente. Comunque, prenderemo tutte le precauzioni del caso. Primo, non voglio nessuno nella casa. La servitù andrà a dormire in città. Secondo, farò venire lì 3 dei miei uomini, 3 dei migliori, che metterò di sentinella davanti ai vostri quadri. Ma voi ci sarete, vero? Potete contarci. Io mi farò in 2 per voi. Brusset e Rignier, voi resterete qui. Dopo che il signor barone e io saremo usciti, chiuderete a chiave la porta del salone. Sì, capo. Sì, capo. Tu ti metterai sulla terrazza di guardia. Al minimo movimento sospetto, tu spari. Bene, capo. Ecco. Complimenti, commissario. Che organizzazione. Senza questa organizzazione, caro barone, la nostra percentuale di successi sarebbe inferiore. Il metodo è questo che conta. Noi due ci piazzeremo invece qui, proprio di fronte all'entrata, e così la sorveglianza sarà totale. Signor Lupin, vorrei tanto chiedervi una cosa. Quello che vuoi, ma non chiedermi la libertà. Come sai, i veri carcerati sono i guardiani. Non ne vadano mai. Come siete riuscito ad avere questa cella? Con il fascino, mio caro. La lusinga. Ah. E ha funzionato anche qui dentro. Ecco, ti dirò. Il vostro direttore possiede una collezione di francobolli giapponesi che mi faceva gola. Allora gli ho detto, datemi una cella confortevole e mi passa la voglia dei francobolli. Lui ha capito. Beato chi ha fascino. Scacco matto. Magnifico. La rivincita? Con piacere. Oh. Che succede? Avete sentito? È Lupin. Il canto del gallo. È l'alba. Lupin è stato sconfitto. Che cosa vi avevo detto? È stata una notte come tutte le altre. La lettera, il telegramma, fanfaronate. Indisponenti, certo, ma inoffensive. Grazie a voi. Sapevo che sarebbe finita così. Vi ringrazio, commissario. Vi assicuro che mai servizio è stato più piacevole. Andiamo nel salone. Sento il dovere di ringraziare anche i vostri uomini. Certo. Vi dirò che sono talmente felice che comprerò quel piccolo Botticelli a cui penso da tanto tempo. Buona idea. E dopo di voi. No, no, a voi l'onore. Grazie. Maledizione! C'era il sonnifero nell'acqua minerale. Oh, i miei quadri. Le pillole! Datemi le pillole! Per una volta che mi prendo delle vacanze. Sì. Spero che almeno i giornali non siano al corrente della faccenda. Noioso questo tuo prefetto. No, ti prego, non è il momento. Vi leggo qualche titolo e potrete rendervi conto.
Anche in prigione Lupin spadroneggia. A casa del barone Cahorn, Lupin mette la polizia KO. L'eterna leggenda di Lupin continua. Al ministero c'è già... Chi chiede la mia testa? Sì, vengo, signor prefetto. Lo sapete, quando c'è lui in ballo, non so resistere. Avevo organizzato tutto prima di venire qui. Mi conosci? Voglio sempre fare le cose alla perfezione. Sei contento, eh? Mettiti al mio posto. No. Hai ragione, scusa. Noi due ci frequentiamo da tanto tempo che certe volte penso che siamo amici. Senti, voglio dirti come ho fatto. Ti interesserà certamente. Tutto si basa sulle reazioni psicologiche. Costringere l'avversario a comportarsi nel modo che vuoi tu. Una tattica infallibile. Annibale, Cesare, Alessandro, Napoleone, io, tutti lo stesso sistema. Dovevo spaventare Cahorn perché facesse quello che volevo io. Ed infatti è andata così. Un altro bicchiere per l'amico commissario, per favore. Subito, signor Lupin. Il sistema ha funzionato. Messo alle corde, Cahorn non ha capito che l'importante poliziotto al quale si rivolgeva per lottare contro di me altri non era che il fedele Grognard. Sei un demonio. E prima o poi finirai all'inferno. Grazie. Non ti dico alla santé, penseresti a un gioco di parole. Alla tua, canaglia. Ah, quanto è buono. Hai avuto la cassa di Gournay Martin? E l'ho anche bevuta. Lo champagne piace anche alla gente onesta, figurati. Portar via i quadri è stato un gioco da bambini. Tutto come avevo previsto. Guarda che l'uovo ti si raffredda. Può aspettare. La storia non è finita. Cosa? Secondo le mie previsioni, Cahorn mi proporrà di ricomprare i suoi quadri. Questione di psicologia, eh? Le trattative sono in corso. E avrò il risultato fra 10 secondi. Questa qui, giuro che vorrei proprio vederla. Ti accontento. Affare concluso. 10 milioni versati sul tuo conto. Ti amo, Natasha. Ah, quella donna ha una scrittura deliziosa. Vuoi vedere? Ti credo sulla parola. Ecco fatto. In questo istante stiamo rispedendo a Cahorn i suoi tesori scomparsi. Trasporto a suo carico, naturalmente. Ha tanti quattrini quell'imbroglione. Ma questo poliziotto importante di cui un tuo uomo ha preso il nome, come mai nessuno ne parla? Né i giornali, né da noi alla polizia? Oh, perché è una cosa che nessuno sa. Nemmeno lui. Visto che sei in vena di confidenze, dimmi chi è. Non vorrei essere al suo posto, te l'assicuro. Sono grane che rovinano una carriera. Già. Tienti forte perché è una sorpresa. Sì. Sei tu. Sì. Come hai detto? Ti credevi in vacanza sulla Costa Azzurra, niente affatto. Stavi pescando con la canna dalle parti di Beauvais. Questa me la paghi, Lupin. Ti sei dimenticato una cosa. Io non credo. Il tuo orologio. Te l'ho preso poco fa. Ma tra amici... Perché non stai attento? Sono il commissario Guichard. Io sono Désiré Bonnet. Il biglietto è dentro, glielo puoi portare. Tieni. State tranquilla, contessa. Considerate la cosa fatta.
Il cellulare con la serratura truccata preparato dalla banda verrà a prenderti domani. Lo riconoscerai da una croce tracciata col gesso dietro al tuo posto. Il nascondiglio è pronto. Ti amo immensamente e ti aspetto, Natasha. Magnifico. È la volta buona. Perfetto. Presto, capo. Torna dalla passeggiata. Grazie, mai quando lavoro. Dunque, riassumiamo. Non sa che siamo al corrente, quindi evaderà. Il mio ordine preciso è di non arrestarlo, ma di seguirlo, ma con abilità. Non conosciamo Parigi noi, siamo tutti di Angoulême. E infatti, così sono sicuro che non vi conosce. Non sapendosi seguito, e qui sta il trucco, raggiungerà la sua banda e la famosa Natasha, no? In quel momento, e soltanto allora, tac, voi intervenite e li mettiamo nel sacco, capito? Ho capito. Sì, bene, d'accordo, allora, bene, commissario. Andate, andate. Forza. Può sapere che vi succede? Non so. Deve essere il magneto. Beh, ma non potete fermarvi qui. Ma insomma, io devo passare, sbrigatevi. I poliziotti di Parigi, con tutte le arie che si danno, hanno avuto bisogno di noi. E come? Questa non me l'aspettavo. Di, guarda un po', sta entrando al commissariato. Ah, e adesso cosa facciamo? Aspettiamo, no? Finché è là dentro stiamo tranquilli. Ci sei, signor commissario? Sì. Sì, amore mio, ci sono. Devo dirti una cosa molto importante. No, no, no. Più tardi. Ma è incredibile, è là dentro da più di un'ora. Che starà facendo, mi chiedo? Forse è meglio telefonare al commissario Gershaw. Sì, vado. Cosa? Come? Ma non c'è mai stato commissariato via Boiron. Questo è un altro trucco di quel farabutto. No, 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 niente zelo. State di guardia, vengo. Voglio una macchina, subito. Allora? Quella cosa importante che mi dovevi dire?
Devi far dipingere in rosso e nero la carrozzeria della 300 cavalli. Davvero? E perché rosso e nero? Perché ho comprato una sciarpa rosa, starà benissimo. Ho anche comprato un collier. Un collier. Ricordi il nostro primo incontro nell'ascensore del Trianon, quando ti ho rubato le perle. È sempre dentro? Sì, commissario. Venite. È scappato di là con la sua banda, non c'è dubbio. Ti ringrazio molto per questa sottile deduzione. Purtroppo anche su un'altra cosa non c'è alcun dubbio. E costituisce un piccolo problema. Ma... ha tagliato la corda. Ha tagliato. E per ritrovarlo ora, chissà dove è finito. Buongiorno, caro amico. La prigione della Santé è questa? Che cosa volete? Una cosa molto semplice. Rientrare nella mia cella. Che? Sì, mi portavano dal giudice istruttore, ma il carrozzone mi ha lasciato per la strada. Ne ho approfittato per fare qualche spesa. E rieccomi qua. Ma non vorrei disturbare. Andate in un altro posto a smaltire la sbronza, se no vi sbatto dentro, capito? Ma è proprio quello che vi sto chiedendo. Fatemi entrare, io sono Arsenio Lupin. Cella 27, la prima a destra. Voi siete Arsenio Lupin? Ah, sì, sì, anzi, credo di non esserlo mai stato più di oggi. Ecco, se volete vedere. Oh. Meno male, grazie. Devo dire che il piano era ben congegnato. Sì, 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 geniale, anzi. Purtroppo per voi, signori, avevo indovinato che l'amico Gershard sapeva del messaggio nel sigaro. Ah già, a proposito, visto che il commissario ha un debole per gli Havana, prima di rientrare qui mi sono permesso di comprargliene una scatola da 50 pezzi. Sono Chateau Lafitte. Vi piacciono? Meno buffonate, ai fatti. Ma è semplice. Ho sempre detto che sarei evaso, ma... attenzione, senza il vostro cortese aiuto... Oggi, quindi, ho deciso di fare solo una piccola passeggiata. Ma questa storia del commissariato in via Boirond? Ah, sì. Riflettete. So che mi farete seguire e che la prima casa in cui entrerò sarà circondata e frugata. Volendo stare tranquillo, ho scelto il solo posto che non insospettisse i miei inseguitori. Un commissariato. Ho fatto affittare e trasformare un locale dai miei uomini, roba da niente. Ma come sarebbe? Ci sono gli agenti del quartiere, quelli veri, potevano vedere subito che era una messa in scena. E con ciò? Non hai mai sentito parlare degli allestimenti esterni per il cinema? Quei bravi agenti se ne sono andati ben convinti che dovevano girare un film dentro a quel finto commissariato. Un film di cui forse indovini il titolo. Io sono privo di fantasia. Ma come? Arsenio Lupin si diverte. Poi che te lo dico, noi ci godiamo la vita qui. Io e te, quando penso a tutti quei cretini che sgobbano, roba da matti. E hai per molto? Io esco venerdì. Ma sai, tanto io ci ho fatto l'abitudine ormai. Entro, esco. Per me è una specie di pensione di famiglia. E tu? Uscirò al momento giusto. Oh, sì? E sarà presto.
Il prefetto di polizia si è recato alla Santé per controllare personalmente le misure di sicurezza adottate nei confronti del diabolico ladro gentiluomo. La misteriosa contessa Natasha sarà la protagonista invisibile di questo processo, in cui sono chiamati a deporre 984 testimoni. Solo un punto è ancora dubbio. Quale linea di difesa adotterà Lupin ora che gli è preclusa ogni possibilità di fuga? Sono 3 giorni che rifiuta di fare la passeggiata e ci gira le spalle. E deve essere davvero furioso dopo quello che aveva detto che sarebbe fuggito. Come vedete, siamo sempre noi ad avere l'ultima parola. Arsenio Lupin sarà qualcuno, ma l'amministrazione penitenziaria del nostro grande paese è ben altra cosa. In piedi, Lupin! L'ora degli scherzi è finita. Ma ho detto in piedi, Lupin! Pio? Ma io sono Désiré Badru. Come ha potuto verificarsi una cosa simile, dopo tutte le assicurazioni che mi avete dato? Ho già fatto un'inchiesta molto rigorosa, signor prefetto. L'evasione di Lupin può spiegarsi soltanto in un modo. Sentiamo. Un gioco di prestigio. Una diavoleria. Ah, no, è troppo facile. Voglio dettagli, precisazioni. Giovedì, alle 15:42... al ritorno dall'ultima passeggiata regolamentare fatta da Lupin, nel corridoio c'è stata un po' di agitazione. Per qualche minuto la situazione è stata confusa. Bravo! È Lupin con Baudry che deve avere provocato questo scompiglio. E poi ne ha approfittato per infilarsi nella cella di quel barbone. Di conseguenza, venerdì, quando abbiamo liberato Baudry, in realtà abbiamo messo fuori Lupin, che certo si era truccato da barbone. È un maestro in questo. Per scrupolo di coscienza ho interrogato Badru, ma da quello non si cava niente, è un deficiente. E che ne facciamo adesso di lui? Legalmente ha scontato la pena, quindi è libero. Ma neanche per sogno, figuriamoci. Deficiente o no, ci ha presi in giro aiutando Lupin. Dobbiamo dargli una bella lezione a quel Badru. Associazione a delinquere, favoreggiamento di evasione, ostacolo alla giustizia. Ne avrà per 6 mesi, dico anche poco. Io non sono d'accordo. Conoscete forse il codice meglio di me? Ah, il codice no, ma li pensi? Signor Gershard. Signori, vi prego, basta. Nel pericolo quello che conta è l'unione delle forze. Dobbiamo farlo uscire, quel Désiré Badru. Ho un piano. Signor prefetto. Ne ho ascoltati già tanti di piani. Ah, ma questo sarà decisivo. Ascoltate. Lupin è evaso. Sì, ha 3 giorni di vantaggio. Ma ha certamente promesso un compenso a Badru, altrimenti questi non lo avrebbe aiutato, ben sapendo che rischiava un supplemento di pena. Codice penale, articoli 414 e 15, paragrafi 2 e 9. Dobbiamo far finta di passarci sopra e liberare Badru. Badru andrà a riscuotere la sua ricompensa. E io, signori, non lo perderò di vista. E dove finirà per condurmi? Da Lupin. Siete stato voi a dirlo. Ciao, a presto, ubriacone. Che? Io sono Désiré Badru. Una sigaretta, amico?
Oh, vabbè, non dico certo di no. Grazie. Comincia a far caldo, eh? Io ho già sete. Grazie, grazie per la paglia. Non avreste anche un mezzo franco per una bevuta? Non vedo l'ora di farmi un litro, eh? Vieni, vieni. Grazie. Ti ringrazio, caro Gershard. Sei gentile, sai, quando vuoi. No, 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 non fare lo sciocco. Avanti, dai. La vettura del signore è già pronta. Vai. Il commissario Gershard, la contessa Natasha. Su, sali adesso. Arriverà tra un istante, il tempo di ridiventare Lupin. Champagne? Scusa, ma con questa pistola non sto tranquillo. Certo, Natasha potrebbe ferirsi. E adesso? Vuoi qualche spiegazione? Tu mi farai diventare matto. Ma perché fai sempre le cose complicate? Venerdì è il vero Padre che è uscito. Tranquillamente. Ho voglia di strozzarti. No, no, no. Mi ammiri, ma non osi confessarlo. Dunque, dopo la sua liberazione, io mi sono trasformato in Badru. Sai che ho una certa abilità in queste cose. E grazie al parapiglia della vigilia, avete creduto che io fossi Badru. Non temevi che ti trattenessimo in galera? Ma tu scherzi. Ero certo che mi avreste fatto uscire per seguirmi. Anzi, scommetto che è stata un'idea tua. Sei sempre il più bravo in tutto. Oh, scusami. Ti avevo scordato. Un giorno ti acciufferò. Ma non per ora, amico. Ah. No, ora partiamo. No, 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 tu no. Partiamo Natasha e io. Avremo una Bugatti piena d'aromi leggeri, morbidi divani come nella Russia d'un tempo e fiori strani e gerani schiusi per noi sotto cieli d'argento. Versi vostri? Miei e di Baudelaire. E sta tranquillo. Tra un'ora telefonerò al prefetto perché venga a liberarti. Ma così svelerai il tuo nascondiglio. Ti credevo più prudente. E rinuncia a tutto. Ai mobili, ai quadri, tutto. Oh, perdite e profitti. E dove vai? Di nuovo a rubare, si intende? Ah, no, 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 questa volta no, no. Questa volta non vado a rubare, vado a prendere. È diverso. E a prendere che? Una cosa che non ho mai rubato. Un po' di vacanze. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant avec ses gants, ou bien sans gants, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et s'ensorcelle, l'Arsène. Quand il s'approche, on cache les broches, et les sacoches, il vide les poches, sans un y penche, l'Arsène.
Il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et s'enseigne l'arsène. C'est le roi des cancers, c'est le roi.